Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto la tua mano materna guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Jesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal libro di Cielo, volume 3, capitoli 112 e 113, 1 e 4 settembre 1900. Continuando Gesù a non venire, andavo dicendo: Mio buon Gesù, non farmi tanto aspettare. Questa mattina non ho voglia di inquietarmi e cercarvi tanto fino a stancarmi. Venite una volta subito, così alla buona. E vedendo che non ci veniva, continuavo a dire: Si vede che volete che mi debbo stancare e giungere fino ad inquietarmi, altrimenti non ci venite. Mentre ciò ed altri spropositi dicevo, è venuto e mi ha detto: Mi sapresti dire chi mantiene la corrispondenza tra l'anima e Dio? Ed io, ma sempre con una luce che mi veniva da lui, ho detto: L'orazione. E Gesù, approvando il mio detto, ha soggiunto, ma chi attira Dio a familiare conversazione con l'anima? Ed io, non sapendo rispondere, subito la luce si è mossa nel mio intelletto e ho detto: Se l'orazione vocale serve a mantenere la corrispondenza, certo che la meditazione interna deve servire di alimento come mantenere la conversazione tra Dio e l'anima. Lui, contento di ciò, ha replicato: Ora mi sapresti tu dire chi spezza le dolci catene, chi toglie gli amorosi corrucci che possono insorgere tra Dio e l'anima?
Ed io non rispondendo, lui stesso ha detto: Figlia mia, la sola ubbidienza tiene questo ufficio, perché lei sola decide tra le cose spettanti tra me e l'anima, avvenendo delle contese, oppure prendendo qualche corruccio per mortificare l'anima, sorgendo l'ubbidienza, spezza le contese e toglie i corrucci e mette pace tra Dio e l'anima. E Dio: ah, Signore, molte volte pare che anche l'ubbidienza non si vuole obbligare e se ne sta indifferente. E la povera anima è costretta a starsi in quello stato di contese e di corrucciamento. E Gesù: questo lo fa per un certo tempo, volendosi anche lei con piacere di assistere a quelle amabili contese. Ma poi prende il suo ufficio e pacifica tutto, sicché l'ubbidienza dà la pace all'anima e a Dio. Avendo fatta la santa comunione, il mio adorabile Gesù mi ha trasportata fuori di me stessa, facendosi vedere sommamente afflitto ed amareggiato. Onde l'ho pregato che versasse in me le sue amarezze, ma Gesù non mi dava retta, ma insistendo, dopo tanto tempo, si è compiaciuto di versare. Quindi, dopo aver egli versato un poco, ho domandato: Signore, non vi sentite meglio adesso? E lui: sì, ma non era quello che versai che mi dava tanta pena, ma un cibo stomachevole ed insipido che non mi lascia riposare. Ed io: versate un poco a me, così vi solleverete un poco. E lui: ma se non posso digerirlo e sopportarlo io, come lo potresti tu? Ed io: conosco che la mia debolezza è estrema, ma voi mi darete grazia e forza, così potrò riuscire a contenerlo in me. Comprendevo però che il cibo stomachevole erano le impurità, quello insipido le opere buone malamente fatte, tutte strapazzate, che a nostro Signore gli sono piuttosto di fastidio e di peso, e quasi si sdegna di riceverle, e non potendolo sopportarle, le vuol rovesciare dalla sua bocca. Chissà quante delle mie ci sono insieme, onde costretto da me ha versato anche un poco di quel cibo. Come aveva ragione Gesù, che era più tollerabile l'amaro che quel cibo stomachevole ed insipido. Se non fosse per suo amore, a qualunque costo non l'avrei accettato. Dopo ciò, il benedetto Gesù mi ha messo il braccio dietro il collo e, poggiando la sua testa sulla mia spalla, si è messo in atto di voler prendere riposo. Mentre riposava, mi sono ritrovato in un luogo dove stavano tante basole movibili e sotto l'abisso. Io, temendo di precipitare, l'ho risvegliato, invocando il suo aiuto, e lui mi ha detto: non temere, è la via che tutti battono. Non ci vuole altro che tutta l'attenzione, siccome la maggior parte camminano sbadati, ecco la causa perché molti si precipitano dentro l'abisso e pochi sono quelli che giungono al porto della salvezza. Dopo ciò è scomparsa. È scomparso ed io mi sono trovata in me stessa. Stupendi come sempre e molto edificanti gli insegnamenti di questi due capitoletti che sono molto densi. Forse sarebbe stato il caso di trattarne uno alla volta. Vediamo se il Signore ci aiuta di cercare di meditarli un poco senza mettere troppa carne al fuoco, perché sono davvero molto profondi. Allora, il primo è veramente spettacolare perché Gesù intesse un dialogo con Luisa, dove le fa comprendere l'importanza dell'orazione vocale, la maggiore importanza dell'orazione mentale e l'importanza capitale dell'ubbidienza. Ora è bene ricordare, fissare nella nostra anima queste cose. Chi mantiene la corrispondenza tra l'anima e Dio. Attenzione, eh? E lei dice l'orazione e intende con l'orazione vocale. Cosa vuol dire la corrispondenza tra l'anima e Dio? Corrispondenza tra l'anima e Dio significa che l'anima corrisponde alle grazie che Dio gli fa e quindi opera il bene. Qui si parla di orazione vocale. Padre nostro, Ave Maria, gloria al Padre, Santo Rosario.
se vogliamo, in Quaresima anche la Via Crucis, anche se la Via Crucis è un esercizio a metà tra il vocale e il mentale, perché si medita comunque sulla passione. La liturgia delle ore, il pregare con i salmi, sono tutte quante forme di preghiera vocale. Allora, la preghiera vocale, per esempio, anche una cosa importante, io ultimamente lo sto facendo notare un po' ai miei fedeli, il partecipare alla Santa Messa in maniera piena, attiva e consapevole. Cioè, quando stiamo alla Santa Messa non possiamo e non dobbiamo assisterci come statue, no? O come soggetti passivi che ascoltano e basta, guardano e basta. La partecipazione alla Santa Messa richiede l'assunzione consapevole e cosciente e gioiosa delle parti, per esempio, della Santa Messa che spettano ai fedeli, tutte quante le risposte, le preghiere che si recitano insieme, gli inni, non so, il Gloria, il Confesso, il Credo, il Sanctus. Tutti quanti gli interventi, la risposta al sacerdote, il ritornello del salmo responsoriale, l'alleluia, i canti, per esempio, no? Sono preghiere vocali che accompagnano la nostra partecipazione alla Santa Messa, no? E che vanno vissute. Ecco, tra le preghiere vocali sappiamo che spicca per eccellenza, tra quelle di origine devozionale, tra le preghiere liturgiche, quella che occupa il grado più alto è la liturgia delle ore, senza nessun dubbio. Per cui chi ha imparato o chi ha l'abitudine di recitare qualche ora della liturgia delle ore, tipo le lodi, tipo i vespri, tipo la compieta, l'ufficio della lettura, l'ora media, qualunque cosa, ecco, tanto sono sempre è lodevolissima abitudine, grandissime sono le grazie che arrivano anche a chi ne fa una recita, come dire, privata, no? Però, pur essendo una recita privata, quella con la liturgia delle ore, tuttavia è la preghiera più forte perché si prega al Signore nella liturgia delle ore con i salmi, cioè con la parola che lui stesso ci ha donato. Ecco. E invece nel Santo Rosario, che è preghiera di origine devozionale, ma tra le preghiere devozionali quella che occupa sicuramente il grado più alto, perché grazie su grazie vengono dalla recita del Santo Rosario, è raccomandabilissimo. Capite che il contrario di questa affermazione è se tu non preghi, non corrisponderai alle grazie di Dio, cioè anche se il Signore ti fa la sua grazia, anche se ti vai a confessare, ecco, ma metti la grazia di Dio in un secchio vuoto. Perché, come dicevano i maestri di spirito, e questa è tutta quanta roba che dobbiamo assolutamente prendere e portarla ipso facto dentro il regno della Divina Volontà, senza nessuna remora esitazione, chi prega si salva e chi non prega si danna, diceva il grande Sant'Alfonso, e chi prega poco è in pericolo, alludendo proprio anzitutto alla preghiera vocale, che non deve essere troppo disprezzata perché è la prima forma di preghiera ed è quella strettamente necessaria perché senza di questa non si corrisponde alla grazia. Ecco, questo, come diceva Santa Teresa nel Castello Interiore, però è soltanto il primo step. Molti uomini neanche percorrono bene questo primo step, nel senso che pregano una volta ogni quando si ricordano, come dire, biascicando qualche preghiera senza nessun briciolo d'attenzione o di devozione, no? Quindi questa è veramente una cosa misera. Qualcuno però ci arriva, ecco, però sono molti quelli che passano al secondo step, che è quello dell'orazione mentale o meditazione. La meditazione è fondamentalissima perché se non si comincia a meditare, ovviamente è inutile dire che se si vuole entrare nel regno della Divina Volontà, la meditazione deve essere, come dire, il pane quotidiano e anche più che quotidiano, altrimenti se lo scorda proprio. Però
Perché la meditazione eterna deve servire di alimento a mantenere la conversazione tra Dio e l'anima, non semplicemente la corrispondenza, alle grazie. Cioè con la meditazione si entra in un dialogo intimo e personale con il Signore, si instaura un rapporto personale con Dio e comincia, diciamo, la preghiera, preghiera con la P maiuscola, come atto che appunto immette, instaura, alimenta, fa crescere, nutre un rapporto personale modellato sul paradigma sponsale tra Dio e l'anima. Orazione mentale che poi prosegue nella contemplazione, nell'adorazione, quindi nei tempi che l'anima trova per ritrovarsi a tu per tu con il Signore. Che poi nella vita, nella divina volontà, diventa un H24, cioè uno stare ininterrottamente connessi a corrispondere, a rispondere, a discernere dove Dio ci vuole, cosa ci chiede, cosa fare, cosa non fare, ininterrottamente. Quindi, cioè, se una persona non medita, quindi che non comincia una conversazione personale con Dio, ma come fa a avere quel tasso di intimità così grande che la porta a trattare familiarmente con la divina volontà e a, come dire, in ogni istante girarsi, cercarla e vedere dove e come poterla fare, no? Quindi è imprescindibile. Ricordiamo sempre che queste meditazioni si chiamano come ci si prepara a vivere nel regno del divino volere. Quindi se una persona non ha già un habitus interiore, quindi non è costante nella meditazione e non ha già instaurato un rapporto personale con il Signore, cosa che lui vorrebbe con tutti e che apre a tutti, non ce l'ha soltanto chi non se ne cura. Non è una cosa che Dio dona a qualcuno, questa non è una grazia mistica straordinaria, non è, ecco, come quello che Luisa dice dopo che gli versa in bocca le amarezze. No, 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 questa è una cosa ordinarissima, comunissima, accessibile a tutti, senza nessun tipo di problema, senza. Cioè, l'orazione mentale è cosa che possono fare tutti e Dio non nega a nessuno, basta che uno chiaramente ci dedichi tempo, spazi ed energie. Ecco. E poi c'è un'altra cosa. Chi toglie gli amorosi corrucci che possono insorgere tra Dio e l'anima e chi spezza le catene? E qui dice l'ubbidienza. Allora, qui quando parliamo di ubbidienza, teniamo presente che un'anima come Luisa aveva per volontà di Dio il confessore, il direttore spirituale sotto i quali stava in stretta ubbidienza. Ma questa è una situazione, come tante volte ho spiegato, non comune, quindi eccezionale. Quando non si avesse questa situazione, non è che noi siamo esentati dall'ubbidienza, ma dobbiamo vivere l'ubbidienza così come la si vive normalmente. E qui parlo, commento, diciamo, questo piccolo punto, fornendo qualche spunto di meditazione anche per le persone comunissime che vivono nel mondo e dentro un orizzonte completamente laicale. La prima forma di ubbidienza è l'ubbidienza a Dio. I comandamenti, i doveri di Stato che facilmente si dimenticano o grossolanamente si bypassano anche con buone intenzioni in vista di buoni propositi. E l'ubbidienza alla Chiesa e alle sue legittime gerarchie, cioè il Papa, uno, il vescovo, 2, il parroco, 3, il magistero della Chiesa, non si può dire 4 perché questo, diciamo, li abbraccia tutti quanti, è il primo, diciamo così, destinatario dell'obbedienza nostra, perché il magistero della Chiesa puntualizza, specifica, dettaglia e chiarisce quali sono le verità rivelate da Dio e quali sono i punti fermi che devono orientare la nostra intelligenza, quindi che cos'è la verità e il nostro agire morale, cos'è il bene e cos'è il male. Qui l'esenzione non c'è per
nessuno. Allora, i comandamenti, lo sappiamo, i doveri di Stato, cioè cominciamo a fare un pochino di puntualizzazione. La Sacra Scrittura dice che le mogli devono obbedire ai mariti, i preti devono obbedire ai vescovi, i vescovi devono obbedire al Papa, d'accordo? I religiosi devono obbedire al superiore legittimo, diretto, quindi al guardiano, al priore, all'abbadessa. Allora, noi dobbiamo tenere per fermo, per certo, per assoluto, che tutte le volte che cerchiamo in qualche modo, con mille speciosi pretesti, di sottrarci a queste forme di obbedienza, certamente stiamo uscendo dalla volontà di Dio, perché Dio vuole che si obbedisca. E ricordiamo sempre che le uniche eccezioni sono quando, attenzione ai termini, oggettivamente la persona a cui siamo tenuti a obbedire, che non fosse Dio nei comandamenti, questo è impossibile, ci ordinasse qualcosa di oggettivamente contrario alla legge oggettiva di Dio, non a quello che io penso essere bene, male, giusto o sbagliato. L'esempio, tanto per far capire, dire al marito, un marito che obbligasse, chiedesse alla moglie non andare a messa la domenica mai perché voglio, devi stare con me, dobbiamo andare a fare il weekend e tu a messa non ci vai, sarebbe un problema. Bisognerebbe parlarne insieme, d'accordo? O cose molto penose queste, quando nelle coppie si instaurano problemi di contraccezione, che magari il marito non vuole figli, o di esercizio non consono, non pulito, non casto, non umano, non onesto della sessualità, d'accordo? Quindi, ma questi sono casi oggettivi che poi vanno sempre affrontati con pazienza, con dolcezza, con calma, senza fare alzate di scudi, senza creare tensioni, no? Però cercando di far sempre comprendere dolcemente le esigenze della legge di Dio, che non posso, che non può essere calpestata, eccetera, eccetera, no? Ma fuori di questi casi non c'è. Cioè, io non è che posso non obbedire al vescovo perché il vescovo non mi sta simpatico o perché non sono d'accordo col suo progetto pastorale o con la sua linea pastorale. Ma che c'è questo vescovo? Ha questo progetto pastorale, ha questa linea pastorale. Se mi piace è andata bene, se non mi piace è andata bene lo stesso perché io devo collaborare con lui. Cioè, è volontà di Dio che ci sia lui qui adesso. Questo vale per me, per qualunque altro prete, con qualunque vescovo abbia in questo momento nella sua diocesi. Così come l'obbedienza allo sposo. È volontà di Dio. Poi c'è quella forma molto particolare e elevata di obbedienza, e qui entra un campo molto profondo, ne sto parlando molto ultimamente, che è l'obbedienza alla propria coscienza ben formata, perché è lì che ci parla il Signore, è lì che il Signore ci ammonisce: fai questa cosa e non fare quest'altro, ti fa venire rimorso quando hai fatto qualcosa che non funziona. Ed è anche lì che il Signore manda tante e sante ispirazioni che dobbiamo imparare a riconoscere. L'ubbidienza dà la pace all'anima di Dio. Se un pensiero viene da Dio e tu lo assecondi, immediatamente provi una grandissima pace. Se un pensiero non viene da Dio, ma viene da te o dal nemico, questa è letteratura dottrina comune tra i maestri di spirito, un principio saldo, diciamo così, nella scetica cattolica, quello non è un pensiero che viene da Dio, anche se sembra bello, ma viene dal diavolo. Basti questo per quanto riguarda la prima parte. Certamente nei casi in cui c'è un confessore o un padre spirituale costituito in obbedienza, ho già detto altre volte che si tratta di casi in senso stretto nei tempi in cui viviamo molto molto limitati, discernimento dello stato di vita, volontà ferma, risoluta e decisa, unitamente a personalità umanamente sana ed equilibrata, di percorrere un percorso autentico di santificazione e quindi di essere aiutati, che tenda alla perfezione delle virtù,
cosa che molti pensano, ma che ben pochi, ve lo assicuro, hanno voglia di fare perché cercano altro, non la direzione spirituale in questo senso, ma altro. E parlo per esperienza ormai che comincia ad essere un po' consolidata. Oppure casi come Luisa Piccarreta, cioè persone che la grazia di Dio guida per strade o percorsi straordinari e che hanno bisogno innanzitutto di un supporto nel discernimento, ma poi di essere anche regolate dall'obbedienza per fare tutte quante le verifiche necessarie in questi casi, insomma, e le situazioni che si ingenerano in queste situazioni. In questo caso c'è anche l'obbedienza al sacerdote che è incaricato di, anche se è una forma di obbedienza per esempio molto diversa da quella, come dire, canonica, che ha per esempio un monaco nei confronti del priore, che è molto molto più stretta, è molto molto etrata, è molto molto più vincolante perché è canonicamente sancita e quindi è più forte perché è sancita. Quindi è garantita ed è voluta anche dalla legge della Chiesa ed è normalmente esternata con voti pubblici, quindi è una cosa molto molto forte. Ecco, nel secondo paragrafetto Gesù fa comprendere a Luisa che ci sono due cibi che lo fanno particolarmente stare male. Uno è stomachevole e l'altro è insipido. Chiaro che noi a prima impressione ci direbbe, beh, certamente se dovesse scegliere tra uno dei due, lascerebbe lo stomachevole e si mangerebbe l'insipido, insomma, no? Ecco, qui io mi consolo un po' perché sono una persona che ama un pochino il sale, insomma, quindi giustifico sempre questa cosa, dopo che tutti dicono che fa male, dico, ma il Signore ha detto che puoi scegliere il sale della terra, ma se il sale non perde il sapore, insomma, quindi una cosa sciapa, fa proprio schifo, no? Ecco, qui Gesù teoricamente dice che il cibo insipido lo assume con maggiore difficoltà è quello stomachevole, d'accordo? Ecco. E per cui, ecco, apro una piccola parentesi, no, una piccola facezia, dico, meno male che così nostro Signore mi dà ragione, che veramente le cose sciape si possono proprio mangiare. Ecco, quindi chiusa la facezia e torniamo alle cose serie. Ecco. Certamente il cibo stomachevole sono le impurità, sappiamo benissimo, questo è, c'è bisogno di entrare nel regno della Divina Volontà, che ogni volta che l'anima commette un peccato impuro proprio si lorda, come diceva Padre Pio, diventa proprio un tale da suscitare il volto stomaco agli occhi dell'Altissimo, perché ogni forma di impurità degrada l'uomo, proprio lo degrada nel senso che lo fa scendere ad un livello più basso rispetto alla sua dignità di essere spirituale, noi abbiamo l'anima, ecco, non siamo stati fatti per i piaceri bassi, ecco, per andarci a, come dire, a degradare e a volte con tutte quante le aberrazioni che oggi girano a fare gesti, a fare ricerche, insomma, insulse, insomma, di vomitevoli e stomachevoli piaceri, compiendo le cose che neanche gli animali, insomma, fanno, no? Ecco, ma che gli uomini escogitano con la loro raffinata intelligenza proprio per trarre, per come dire, strapolare a quanto dicono, io non sono, grazie a Dio, molto addentro, a spremere tutte le forme di basso piacere possibile, no? Quindi questa è proprio una degradazione, insomma, dell'uomo, no? E quindi su questo, qualunque, come dire, sano cattolico, ecco, non serve di entrare nel regno della Divina Volontà, dovrebbe essere d'accordo. Invece bisogna spendere qualche parolina per il cibo insipido. Per il cibo insipido, che è un tema ricorrente negli scritti della Divina Volontà e può riguardare chi ascolta questa meditazione. Spero più che non il tema dell'impurità che dovrebbe essere lasciato alle spalle, no? Cioè le opere buone malamente fatte, tutte strapazzate. Perché non basta fare il bene, bisogna farlo bene. Qui in malamente fatte si entra in un campo potenzialmente sterminato. Personalmente ritengo che tra le opere malamente fatte abbiano un posto particolare quelle che sono fatte con non adeguata rettitudine di intenzione, cioè non per piacere solo a Dio,
e con il fine quindi di dargli solo gloria. Noi possiamo fare le opere anche le più sante, come Gesù insegna nel Vangelo, ecco perché di questa cosa, per farci vedere dagli uomini, tema tipicamente quaresimale, discorsi che Gesù fa su digiuno, preghiera ed elemosina. Possiamo farli per trovarci in qualche forma di tornaconto. Possiamo farli anche per trovarci qualche forma di gratificazione personale. Per entrare nelle grazie di qualcuno, no? Pensiamo a certe scene che a volte si vedono in qualche parrocchia, insomma, delle persone che fanno la gara per entrare nelle grazie del parroco ed averci l'incarico, pensate, grandi di mettere a posto i fiori o di spazzare la chiesa, no? Esistono insomma delle situazioni che molti insomma conoscono che fanno veramente pena, cioè che fanno venire proprio la pena nel cuore, che fanno comprendere cosa c'è dietro quella persona, no? Dio non gradisce nulla da noi se non sono cose fatte per puro e solo amore di Lui e possibilmente fatte bene. Quindi fare attenzione quando stiamo pregando, partecipando alla messa, celebrando la messa, a starci con la testa, col cuore, ecco, e possibilmente anche col corpo, nel senso di evitare posizioni, insomma, o posture, insomma, irriverenti, insomma, rispettose. Perché altrimenti moltiplichiamo opere su opere su opere e Gesù non le vuole proprio, non le vuole, cioè le vomita. C'è un eco qui del passo, diciamo, molto molto severo e forte dell'Apocalisse. Senti un po', tu non sei né caldo né freddo, magari fossi freddo e caldo, ma poiché sei tiepido, sto per vomitarti dalla mia bocca. No? Quindi, vedete, sempre come questi scritti sono sempre un eco della rivelazione pubblica che Gesù ha fatto. No? E Luisa dice, guarda, c'ha ragione Gesù, era più tollerabile l'amaro che quel cibo stomachevole ed insipido. Insomma, l'insipido sta al livello quasi delle opere stomachevoli. Quindi dobbiamo pensare a queste cose. Non conta cosa si fa, conta come si fa, perché e per chi si fa. Ricordiamo sempre il trattato della vera devozione, un punto d'ago. Tessuto della Madonna vale più delle sofferenze di San Lorenzo sulla graticola. Perché? Perché quel punto d'ago, vedete come qui Gesù sta già continuando la sua preparazione di divina volontà, è fatto da Maria Santissima con la intenzione più pura di questo mondo, quindi solo per amore di Gesù e per la sua gloria, e in unione con la divina volontà. E quindi quell'atto diventa eterno, infinito e immenso, come noi sappiamo, no? Ecco, però anche l'importanza del chiamare la divina volontà nei nostri atti, è evidente che noi non possiamo chiamare la divina volontà nei nostri atti se si tratta di atti che non hanno niente di religioso, ma sono appunto soltanto atti compiuti per mettersi in mostra, per avere stima, per avere affetto, per avere altre cose, per gratificarsi, per compensare tutte quante le frustrazioni e le ferite che l'uomo si porta dietro. Allora, io lo so che, concludo, pochi sono disposti a guardarsi bene dentro e ad ammettere le proprie profonde ferite, affrontarle e venirne fuori. Però se questo non si fa, è difficile davvero entrare perfettamente nel regno della divina volontà. O Divina Maria, aiutaci davvero, ecco, tu hai sempre esortato e sei la maestra della preghiera, tantissime volte a pregare il rosario, a pregarlo tutto intero tra l'altro, quindi non solo l'importanza della preghiera vocale, ma anche di una preghiera vocale, come dire, quantitativamente corposa, oltre che qualitativamente ben fatta.
Nessuno meglio di te può introdurci e insegnarci la grandezza e l'importanza della meditazione che è stata la tua vita su questa terra e dell'ubbidienza che tu hai vissuto in maniera esemplarissima. E dobbiamo sempre ricordare l'ubbidienza che per amore di Dio volesti esercitare stando sottomessa a San Giuseppe, che era il più piccolo dei tre della famiglia di Nazareth, ma era colui che il Signore aveva costituito in autorità. E poi ti chiediamo anche di imparare, questo ce lo dice già la consacrazione a Totus Tus, a fare tutte le cose solo per te, perché poi attraverso di te possiamo offrirle purificate e pure per quanto possibile alla Divina Maestà e alla Divina Volontà, perché possano essere a Lui gradite e portare molti frutti. Nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella Divina Volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Fiat, Ave Maria.